Ecco, qui vi sono tutti i valorosi marinai d'Italia. Anni fa eravamo d'Italia, ora siamo marinai del battaglione borbonico. Dove ci troviamo? Siamo sulla batteria borbonica. Viene definita la batteria borbonica, però se vogliamo essere precisi, questa è la batteria Santa Maria inferiore, perché c'era la Santa Maria inferiore e quella superiore. C'era la superiore e poi c'era la Guastaferri. Esatto. Quindi era tutta una sequenza di batterie. Quindi precisiamo. Precisiamo. Però diciamo è stato l'ultimo bastione borbonico. Di qua, che è quasi integro. Di qua sono partite le bordate che hanno tenuto lontano la flotta inglese piemontese e francese, perché erano stronzi. I francesi stavano qua a difendere quelle di mattina, difendevano, e di notte bombardavano. Sono i giochi delle politiche internazionali. L'ammiraglio Mandi sul Volturno, su Garigliani, a Gaetano comunque ci troviamo sulla batteria storica. È una batteria storica, per correttezza viene detta anche borbonica, però proprio per precisione la batteria Santa Maria inferiore. La superiore stava lassù, ma stanno ancora qualche botta di cannonata, è probabile, sì, probabile. Come quando hanno fatto, dice che quando hanno ripulito il bastione di Carlo V, hanno trovato dei carafanelle, le bombe, i ricavi cavalli, 12 ne hanno trovate, poi qualcuno l'hanno fatto scoppiare a Roma, hanno sbagliato pure secondo me. Bastava scaricare ma sta una mosca qua che ci persegue. È una mosca piemontese. Ma guardate, si vede il Vesuvio da qui, guardate. Sì, si intravede il Vesuvio. E allora aveva ragione Ferdinando II che diceva Napoli fornisce a Gaeta. Perché è vero, guarda, si vede il Vesuvio.